coloro che sono intervenuti a questo nostro importante convegno che, come sapete, vuole mettere al centro una materia assolutamente importante per la categoria degli autotrasportatori. Confartigianato ha voluto aderire anche a una richiesta molto pressante che ci veniva dalla nostra base associativa e abbiamo ritenuto importante prevedere questo incontro di oggi proprio per iniziare un confronto, anche un dibattito proprio direttamente con gli operatori del settore, che permetterà anche di affrontare un po' più nel dettaglio quelli che sono gli aspetti legati appunto alle modifiche del codice della strada e tutti gli adempimenti e le problematiche che questa nuova normativa ha introdotto e che direttamente mi riguarda. Avremo all'inizio subito i saluti del nostro presidente di APA Confartigianato Imprese, Gianni Barzaghi. Avremo poi la presentazione delle disposizioni in materia di codice della strada da parte del dottor Roggeri, che è obbligo fare un ringraziamento agli sponsor, in particolare al signor Tentori Iveco, dottor Bellet, l'ingegner Zorzetto, che poi interverranno per dare il loro contributo insieme agli altri sponsor Ella e Data Call. Alla mattinata il nostro presidente della categoria, Angelo Memola. Io do subito la parola al presidente Barzaghi, prego. Buongiorno a tutti, soprattutto un saluto a tutti voi che avete rinunciato a essere sulla strada per affrontare questo vostro grande problema, che è poi anche il nostro. Le profonde e innumerevoli innovazioni normative del sistema dei trasporti e soprattutto della logistica, le modifiche legislative e non ultima la profonda crisi, come ho già detto, crea notevoli disagi sia in ordine operativo che economico. Per questo Confartigianato, attraverso i propri rappresentanti, siamo sempre più chiamati a rispondere in maniera efficiente e organizzata a tutte le problematiche che ormai giorno per giorno emergono in merito. A fronte di tutto ciò, l'autotrasportatore deve attenersi alle giuste norme che regolamentano l'attività ed operare secondo quanto previsto, anche e soprattutto dalle novità in merito al codice della strada. Pertanto, APA Confartigianato è la nostra grande madre che ci racconta tutto. Ha ritenuto importante organizzare un momento di confronto tra le imprese del settore e mi auguro che ciò possa essere di auspicio per rilanciare l'attività della categoria. Grazie e buon lavoro. Prego. Buongiorno a tutti. Sono una persona che, come voi, anche se in un altro ambito, è da 20 anni che si occupa di sanzioni per l'autotrasporto. Io lavoro alla Polizia Stradale. Le indicazioni che vi do non sono altro che l'applicazione pura e semplice e testuale di quello che prevede la normativa dell'autotrasporto. All'inizio dell'attività ha guidato per 4 ore e 20, poi ha fatto una pausa di 20 minuti e ha guidato per altri 25 minuti. Che cosa vuol dire? Ha guidato per 4 ore e 45 minuti e ha effettuato solo una pausa di 20 minuti. La sanzione però ha messo rispetto delle pause perché ha sforato il periodo delle 4 ore e mezza di guida senza effettuare la sosta di almeno 45 minuti. Ci vale più volte le 15 ore. Sì. Come fanno a richiamarmi per vedere se io ho dopo 6 mesi? Accertare solo l'ispettorato del lavoro, su strada non può essere accertato. Ecco, cioè, il problema di fondo è che per voi il problema magari momentaneo più grosso è la Polizia Stradale. Ma voi sappiate che per ogni sanzione sui tempi di guida parte la segnalazione all'ispettorato del lavoro competente. Un'altra domanda, nelle 4 ore e mezza di guida, no? Cioè i 45 minuti di pausa. Sì. Se io prima delle 4 ore e mezza faccio 45 minuti, no? Sì. Prima delle 4 ore e mezza, quando arrivo a raggiungere le 4 ore e mezza mi devo fermare ancora 45 minuti. Loro dicono che qualora voi abbiate, il loro software valuta le infrazioni in questo modo, qualora voi, anche dopo aver guidato per sole 3 ore,
mi fate una sosta di almeno 45 minuti, questa sosta interrompe tutte le altre lato periodo di guida. Quindi voi da lì potete ricominciare a guidare per altre 4 ore e mezza continuate. Egregi signori, buongiorno. Come responsabile commerciale della filiale Tensori di Monza desidero ringraziarvi per la vostra accuratita partecipazione che ci fa percepire quanto sia importante la vostra presenza e ci fa sentire la vostra vicinanza, il vostro sostegno in questi non facili momenti dove fare impresa e farla bene è difficile per tutti. Fortunatamente tutti noi stiamo cogliendo buoni segnali di ripresa che ci fanno ben sperare, un po' di ottimismo credo che ci porterà avanti. Per chi non ci conosce, ma credo che siano pochi, la concessionaria Tentori è nata negli anni 50 dal serio impegno e tanta voglia di fare della famiglia Tentori. Oggi è divenuta leader nel mondo Iveco del trasporto ed un forte punto di riferimento nella rete assistenziale Iveco, forte di oltre 20 officine autorizzate da Nord Milano, Monza, Brianza ed area Lariana. Il tutto è coniugato un insieme di offerte commerciali e servizi che partono da Fiat Professional, carrozzeria industriale Delcar, la Tentori Rent, rimorchi Schmitz, Cargo Bull e Viberti, Tecofin Leasing, Iveco Capital e molti altri ancora. Oggi sono qui per presentarvi l'intervento dell'egregio ingegner Zorzetto, che è il responsabile prodotto mercato Iveco Italia, che vi illustrerà quanto fatto da Iveco in tempi recenti e recentissimi per garantirvi nelle gamme Iveco completamente rinnovate i massimi livelli di sicurezza coniugati con un utilizzo ecosostenibile del prodotto Iveco. Nel nuovamente ringraziarvi e certo che ci concederete la vostra fiducia, passo la parola all'illustre collega ingegner Zorzetto. Prego. Buongiorno a tutti, innanzitutto vorrei ringraziare chi ha organizzato il convegno e ci ha dato la possibilità di essere qua oggi, quindi la concessionaria Tentori, gli organizzatori del convegno, voi che siete partecipati. Per... sono vari i vincoli e le difficoltà per arrivare poi a fare le consegne giorno per giorno. Visto dal lato di un costruttore di veicoli, abbiamo restrizioni sempre più stringenti dal lato delle normative, fra poco l'Euro 6 sarà realtà e sarà molto impattante su quello che è l'architettura di un veicolo. Ci sono tutto il resto delle evoluzioni delle infrastrutture, dell'industria o delle esigenze dei clienti. L'unica maniera per poter avere soluzioni specifiche per le diverse esigenze è un approccio integrato che preveda diverse soluzioni. Questa slide solo per farvi vedere, partendo dal punto in alto a destra, seguendo la freccia in basso a sinistra, quanto sono diventate più stringenti le normative partendo dall'Euro 0 per arrivare a quello che sarà l'Euro 6. L'Euro 6 è quel quadratino nero in basso a sinistra, quindi sparisce quasi. Questo vuol dire che i veicoli per forza di cose devono diventare tecnologicamente più complessi e purtroppo anche più costosi, e l'Euro 6 sarà impattante dal lato di emissioni un 50% sull'NOx e anche di più sul particolato. In continuità con questo, le ultime slide solo per farvi vedere che è un impegno che continua. Nel 2006 abbiamo presentato da Nova quello che era il Transport Concept, cioè un veicolo dove aerodinamica, risparmio carburante erano i temi fondamentali. Nel 2008, sempre nel Salone di Hannover, abbiamo presentato lo Stralis Engage, che erano, si focalizzava sui temi di vivibilità interno cabina e sicurezza, che è strettamente collegato con quello che abbiamo sentito stamattina nel tema del discorso. Non sono rimaste soltanto degli studi, dei concept. Quest'anno a settembre del 9 abbiamo presentato l'Eco Stralis col motto proprio Driving Innovation to Reality, cioè portare alla realtà quella che erano gli studi di innovazione precedenti. Approccio integrato anche in questo caso per risolvere quelli che abbiamo visto essere i vincoli sempre più stringenti. Non si può parlare più solamente di prodotto, di contenuto di un veicolo, ma bisogna parlare a 360 gradi, quindi avere in mente il veicolo, i servizi con i quali viene offerto e soprattutto chi poi andrà a usufruire di quel veicolo. I 3 minuti al presidente Angelo Memola, presidente della categoria di Confartigianato Trasporti
di Monza e Milano proprio per chiudere il nostro convegno. Grazie a tutti per essere qua. Una nota così a margine di tutto. Noi all'interno della Confartigianato stiamo cercando di fare delle convenzioni con Pirelli, Michelin, con i costruttori e quant'altro. Della serie che se io devo andare a comprare del liquido, vuoi del FAP, vuoi dell'urea, vuoi e quant'altro, stiamo cercando di recuperare dei soggetti o degli interlocutori che ce lo possono dare a un prezzo decisamente politico, diciamo. Per quanto riguarda le capacità professionali o le capacità economiche, stiamo vedendo insieme alla provincia un senso di modifica. Ciò non toglie che comunque chi ha o chi deve avere dei requisiti non è parte della provincia o parte dell'albo. Ci sono state introdotte delle modifiche a livello europeo che si stanno discutendo anche a livello nazionale. Questo non toglie che chi non è a posto, noi non è che non lo aiutiamo, ci stiamo adoperando per metterli a posto. È anche vero che stiamo cercando di cancellare tutte quelle aziende che non sono a norma, tutte quelle aziende che lavorano in modo abusivo, tutte quelle aziende che arrivano in Italia facendo cabotaggio dall'estero, aziende che hanno una società estera, prendono in affitto dei mezzi italiani con degli autisti stranieri. Quindi questo va a toccare tutti in un ampio spazio. Allora, o cerchiamo tutti di collaborare, ma nel vero senso della parola, ma questa non è una retorica, si sta tutti cercando di collaborare, io del mio ci sto mettendo del mio tempo e della mia buona volontà, voi del vostro ci dovreste mettere almeno quando vi si chiama o quando vi arrivano delle email via computer o per telefono o per fax, avere l'educazione, io dico l'educazione, di essere consapevoli di essere presenti, perché se siamo presenti contiamo, perché nella riorganizzazione di tutte le categorie che stanno facendo a livello nazionale, la categoria del trasporto è una di quelle in cima. Se noi non riusciamo, ma lo dico riusciamo perché siamo tutti, non riusciamo a farci intendere da Roma che non abbiamo un numero, da Bruxelles decideranno per quanto riguarda il destino dell'Italia dei trasporti. Questo non lo vogliamo nessuno. Quindi assolutamente nelle prossime riunioni, quando vi saranno convocate, se riusciamo, io dico se riusciamo perché lavoro anch'io stamattina potevo avere degli impegni, io e i miei autisti, i vostri autisti e quant'altro, ognuno c'ha il meccanico, revisione, però io penso che quattro ore ogni mese, ogni due mesi, tra virgolette perderli, vuol dire guadagnarli in sicurezza, in soldi, in spese che non si pagano, in multe non pagate. Quindi ci vuole ben poco, ci vuole di più a lavorare male che a lavorare bene. Se poi sta a voi. Io vi ringrazio e niente, adesso ci accomodiamo perché le ore di guida le abbiamo già fatte. Arrivederci.